6 minuti alla totalità. Nel frattempo tutto diventa un po' meno luminoso, come se si indossassero gli occhiali da sole. Allora, a parte che l'ambiente è molto meno luminoso, c'è ancora giorno palesemente, però a nord sta proprio diventando già, è come se fosse crepuscolo. È una sensazione così reale. Tre minuti alla totalità, sempre più buio. È giorno, ma è un giorno buio, strano. Un minuto alla totalità. Io levo il filtro, che qua sta diventando notte a vista d'occhio. Levo il filtro. Qua diventa notte, diventa notte. Diventa notte, becchiamo il sole. Totale! E che freddo! L'anello di diamante! Ecco, adesso sarà passato un minuto e mezzo dalla totalità, dall'anello di diamante, ho rimesso il filtro. Non vorrei esagerare, ma durante l'eclissi la temperatura è scesa almeno di 4 gradi. Allora, adesso sono trascorsi 6-7 minuti dalla totalità. 16 minuti dalla fine della totalità. Da notare la falce orientata in senso opposto. Ragazzi, questi sono i veri scienziati. Roba seria. Bella sta passaggio. Rexburg, Idaho, in mezzo al niente. Ok, ora sono passati esattamente 30 minuti dalla totalità. Ormai il sole è un 50% di superficie, si sente anche che fa caldo. Ormai si fa caldo. Tornando la temperatura sua. 40 minuti. 40 minuti dopo la totalità. Un'ora dopo la totalità.
volato via il cappello, il vento. Vabbè, grazie a tutti per l'attenzione, spero che vi sia piaciuto lo spettacolo.